bells, jingle bells, jingle all the way. Questa nuova Christmas challenge dovrebbe essere la numero 23. Ce l'ho fatta, dopo 8 volte che la gira, devo girarla, ce l'ho fatta. Il giorno dovevo girarla, c'erano le ruspe. E quindi ho dovuto chiudere la finestra all'improvviso. L'altro giorno ci ho provato, ma è arrivata mia madre. Cioè, c'è mia madre di là, dovrebbe uscire da 3 ore, ma non esce, quindi ho detto me ne sbatto. Quindi procediamo. Se sentite rumore, sono sempre le ruspe, però mi sono rotta il cazzo di girare sto video, quindi ho detto facciamo lo stesso. Buone feste a tutti. Allora, 23. Siamo, sono molto avanti con le Christmas Challenge. Infatti questa Christmas Challenge la sto girando, cioè questo numero lo sto girando il 16, se non sbaglio, sì, 16. Quindi sono molto avanti. Mi sto portando avanti perché poi sinceramente devo fare il tour dei regali per distribuirli. Quindi, visto che non vedo tutte le persone insieme perché sono facciamo assemblamento e poi ci rompono tutti gli ohohoi. Ecco le ruspe che tornano. È una macchina, scherzavo. Comunque devo vedere varie persone, quindi ho detto portiamoci avanti con i video, Sara. Che poi manca solo alla fine il 22, 23, 24, 25. Poi ne farò uno per il 31, ma quello non fa parte della Christmas Challenge. Quindi siamo a posto. Vorrei fare però dei video carini. Questo più che altro è un video incentrato sul fatto dei cambiamenti che voglio portare al canale. Poi non so quando precisamente, penso al nuovo anno. Sicuramente. Inizio ad avere un po' freddino perché ho lasciato la finestra aperta. Comunque, voglio portare dei cambiamenti, quindi mi sembrava giusto fare uno spazio di video anche non solo a tema natalizio, ma diciamo visto che è 23, poi tanto 24, 25 vi assorbirò con delle propinate su sicuramente su Natale, qualcos'altro, poi non so, vorrei prendermi una pausa tra il 25 e il 31, però se mi gira magari un videolog di quello che ho fatto, mangiato o uno scartamento di regali, ve lo farò, vedremo come mi gira. Allora, non lo so ancora. Vorrei prendermi in teoria una pausa, ma non di tanto. Magari farò delle live. Mi piacerebbe di più, sì. Magari farò delle live, se vorrete. Sicuramente devo continuare il gioco di... Ah sì, per chi non lo sapesse, sì, ho la PS4, perché il mio ragazzo ha preso la PS5 e mi ha dato a me la 4, quindi sto giocando a Resident Evil. È il remaster, scusatemi, del 1998, quello che giocavo io quando ero piccola. E quindi ho pensato di iniziare dalle origini. Adesso sto andando avanti, non sto videologgando perché sennò cioè non sto streamando mentre gioco, perché per il semplice fatto che poi devo andare avanti finché non salvo, finisco i salvataggi tutto. Però sto andando avanti, dai. Non ci sto giocando tantissimo per il semplice fatto che io quando mi ci metto gioco per un po' di ore e quindi ho tante cose da fare. Se mi ci metto mi ci perdo, sto lì tutto il tempo. Però vi prometto che allora gameplay non ne farò. Però ogni tanto farò qualche stream, okay. Vado magari, appunto, mi vedrete giocare a Resident Evil per ora. Poi ho altri due giochi che poi vi svelerò più avanti. Anche quelli, tranquillamente, li streamerò, però non c'è nessun problema. Devo cercare poi un modo per farmi vedere mentre faccio i video. Scoprirò come fare. Devo mettere una telecamera, una webcam, penso, ovviamente. Allora, la cosa che vorrò fare poi nel nuovo anno, adesso non è ancora sicuro, prendiamo la coperta che sto guardando il freddo. Sì, perché ho le gambe di fuori. Allora, nel nuovo anno voglio riprogrammare i miei video, perché? Allora, farò varie tematiche. Visto che ho chiuso il mio canale ASMR, che poi lo toglierò dai canali consigliati perché cambierò nome una volta che scaricherò tutti i video. Allora, vi porterò sempre almeno una volta a settimana un ASMR. E poi voglio fare 3 video a settimana, ovviamente, che deciderò quei giorni. Molto ovviamente volevo rimanere sempre con martedì, giovedì e sabato. Però il problema è che devo vedere anche... Sembra una stupidata, ma devo vedere anche come editano i video le altre persone. Perché purtroppo, allora, io adoro Chiara ASMR. Ma se faccio uscire un ASMR, quando esce anche il video di Chiara ASMR, il mio video ASMR viene schiacciato, disintegrato in 1000 pezzi. Quindi ti amo tanto, Chiara. Mi piace tantissimo i tuoi video, però mi li ammazzi. Quindi devo anche calcolare queste cose qua. Sono cose stupide, potrebbe sembrare, ma sono verdiere. Quindi devo vedere un po'. Nel senso che volevo pensare addirittura di cambiare con la mia vecchia programmazione del lunedì, del mercoledì e del venerdì, che non era male, perché alla fine, però poi ho visto che ASMR che fa venerdì i video, non sabato, quindi ho detto forse è meglio che li faccio sabato.
Perché lei li fa il martedì e il sabato. Il lunedì e il venerdì forse. Non lo so, non mi ricordo più, perché a volte poi può slittare la cosa. E poi c'è un'altra ragazza che fa dei bellissimi video anche a ASMR, che lo stesso giorno. Quindi devo cercare un po' la programmazione ideale e cercare di incastrare tutto, perché la mia idea era: facciamo lunedì, mercoledì e venerdì. Perché così poi mi lasciavo il sabato e la domenica, volendo, per fare qualche stream online. Perché comunque non devo condividere uno stream come condivido un video. Cioè vado online, ciao. Se no, facciamo martedì, giovedì e sabato. E poi sempre la domenica. Come mi gira, volevo fare, perché io di solito i miei video ASMR uscivano la domenica. Però ho deciso di lasciarmi magari il weekend per fare magari lo stream. Poi magari può anche darsi che magari in mezzo alla settimana, il martedì, mercoledì, posso fare le live, non è quello il problema. Però devo vedere un po'. Comunque saranno 3 giorni a settimana, adesso non so quali giorni. Vedremo, non lo so. Posso vedere un po'. Potrei anche rimanere con la programmazione che era vecchia e unirla, ovvero martedì, giovedì e domenica. Perché comunque c'è un lasso di tempo molto lontano tra però. Tra il martedì e il giovedì e la domenica c'è un lasso di tempo molto lungo. E quindi, sinceramente, mi veniva un po' di. Però, poi vedremo. Magari vi chiederò anche il vostro aiuto. Scrivimi sotto nei commenti. Secondo voi, quando dovrei programmare i video? Perché sicuramente gli ASMR li farò come ultimo video settimanale. Perché lo trovo più tranquillo. Esce comunque nel fine settimana. Siete tutti tranquilli. Perché, sinceramente, farò uscire inizio settimana. Sì, è comunque un video ASMR che deve rilassare tutto, però preferisco iniziare con le tematiche. Riporterò le tematiche sessuali perché le ho lasciate un po' stare per un po' di tempo. Voglio portarvi più video consigli perché mi avete chiesto che vi piacciono. Le porterò. Non farò video make-up perché, come potete vedere, io non mi trucco quasi mai, se mi trucco il minimo indispensabile. Porterò invece dei video magari su cose che so fare, quindi magari recensioni, videolog, qualsiasi cosa mi venga in mente. Vi porterò sempre anche lì il room tour della mia stanza, ve lo farò finalmente. E ci terrei a farlo in due versioni diverse. Che magari farò un video interattivo, sperando che tutti capiate. Vi farò un video interattivo dove potete scegliere di vedere il video normalmente. Tipo farò un video così e poi vi farò apparire le caselle, due caselle che qua non appariranno, per esempio. E potete vedervi il video in ASMR o normalmente. Sperando che capiate come funziona. Aspettate. Dica madre? Sì, ciao. Quindi vorrei fare i video interattivi, sotto non fanno tantissime visual perché la gente guarda il primo video, che non è il video vero, sono gli altri nascosti. Quindi cercherò di sp spero che capiate il video. Quindi se la cosa vi piace, la capiate, la capite, eccetera. Io vorrei farla così. Se no, posso anche fare il video, stesso medesimo video, farlo uscire in giorni diversi. E fare uno normale e uno in ASMR. Ovviamente quello in ASMR sarà tutta un'altra cosa. Quello normale sarà un video normale, vi faccio vedere la stanza. Quello in ASMR sarà particolare perché cosa farò? Mi soffermerò di più su alcune parti. Ovviamente non sarà un video di un'ora, si spera, perché se no riesco a editarlo. Però voglio che sia un video dove vi faccio vedere magari delle cose da un'altra prospettiva, quindi sarà proprio un video diverso. E niente, queste sono le cose fondamentali. Poi porterò come nuova cosa, appunto, non farò. Si può anche fare video e poi spezzettarli e creare gameplay, ma non è il mio caso, perché appunto non è che sono ancora, cioè, sono brava a giocare, ma non a fare gameplay. Anche perché è un grande lavoro, secondo me fare gameplay, veramente, infatti io ho grande stima per chi fa gameplay, però preferisco streamare, parlare con voi mentre faccio niente gioco, non c'è nessun problema. Poi l'unica cosa che vorrei riportare, anche quello che è uno dei tanti, sono i vuotini da che li ho un po' abbandonati, ecco. Tra l'altro, ahimè, purtroppo dopo un anno, scherzo, dopo un anno, il mio video che è uscito più di un anno fa, quello che se arrivava a 200 visual, più di 100 visual, dovevo fare una giornata vegana, grazie Lilly, dopo un anno è arrivato, devo fare una giornata vegana. Ovviamente questo video lo farò, voglio farlo con criterio, quindi uscirà. Penso, ho il nuovo anno, o magari se riesco a incastrarlo dopo le vacanze di Natale, perché voglio mangiare. Allora, voglio dimostrare con questo video, io sono onnivora, mangio tutto, tranne,
Torni carciofi. Tutto il resto lo mangio. Poi vabbè, ho l'invento dell'alleanza alimentare. Allora, per me è un video molto difficile, infatti ho fatto solo, farò solo 24 ore perché ho problemi con alcuni tipi di verdure e frutta, quindi per me è già complicata farla, però sto sentendo una ragazza che poi vi lascerò i contatti e tutto, comunque qualsiasi persona sentirò vi lascerò i link perché sono delle ragazze che mi stanno veramente tanto aiutando e mi hanno spiegato tantissime cose che comunque secondo me è importante sapere che cosa mangiamo e tutto. Io ovviamente non voglio nessun vegano o vegetariano contro, ma io mangio tutto. Mangio più pesce che carne, per esempio, invece il fatto che mi piace più il pesce che la carne. Alcuni tipi di carne non li mangio, sono sincera. Evito appunto di postare a volte video magari dove mangio determinate cose, magari perché può urtare la sensibilità delle persone. Quindi magari se è un video tranquillo, cioè se è un vuoto in India tranquillo, magari faccio vedere sushi, faccio vedere quelle cose là, però tipo io sì, spesso mangio l'agnello. Però molti magari appunto sono sensibili su questo argomento, non lo faccio vedere. Quindi quello che voglio fare con questa giornata vegana, sì, perché avete scelto vegana posto che vegetariano, che siete un po' stronzi, voglio fare questa cosa, uno per 24 ore non ammazzare gli animali, non scherzo, per diciamo che sono aperta mentalmente a qualsiasi persona che comunque ha questo tipo di alimentazione. Perché la rispetto e tutto il resto, io ovviamente non potrei farle, infatti più di 24 ore non le farò. Però voglio comunque dimostrarvi che io, con tutte le intolleranze alimentari che ho, che poi quando farò il video vi spiegherò tutte le cose che io non posso mangiare, riesco a fare 24 ore vegana, senza impazzire o mangiarmi il mondo. Ovviamente ci saranno restrizioni, mi sono fatta dire tutte le cose che posso, non posso mangiare, però voglio farlo bene. Non del tipo andiamo al bar e mi dà il piatto vegano, andiamo a mangiare fuori dal piatto vegano. Cioè no, voglio fare una cosa un po' più costruita da me, quindi cucinarmi, prepararmi le cose. Poi se capiterà che vado al ristorante ovviamente prenderò le cose vegane e per dimostrarvi che le persone vegane non muoiono di fame. Già la categoria anche, come anche la categoria vegetariana, diciamo che invece i fruttariani c'è un po' da discutere perché lì stiamo andando nei limiti del non normale, però ognuno è libero di fare quello che vuole. Ovviamente poi se mettete in pericolo la vostra salute sono cazzi vostri, quindi io ovviamente sto parlando dei fruttariani, poi le altre sono scelte di vita, secondo me, non voglio sollevare polemiche, è semplicemente la mia opinione, io come ho già i miei problemi. Mangio quello che ritengo opportuno, cioè tipo io non mangio né le anatre né tantomeno i conigli, però se qualcuno li mangia non è che non li uccido, ma si sì, mi metto a piangere davanti al mio ragazzo se vedo che mangia l'anatra e l'arancia, però per il resto vivi e lascia vivere, ognuno fa quello che vuole, come mi fa senso anche il polipo, però lo mangio, anche se mi fa molto senso, e che poverino, non so come è fatto nella realtà, però ripeto, sono cose che magari alcune persone ci tengono veramente tanto, quindi per me è una cosa molto importante, per voi, per me, farvi capire che secondo me ognuno è libero di fare quello che vuole. Niente. Io concludo qui il video, vi auguro buone feste e ci vediamo poi per il prossimo video per farvi gli auguri di buona vigilia e buon Natale, penso. Sì. E niente, fate scrivetemi sotto nei commenti, più che altro quando vorreste che programmi i video. Nuova programmazione, se avete dei consigli, quale video volete che porterò il prossimo anno, vedrò cosa posso fare. Negli ASMR no, non farò i mukbang, non farò i video dove mangio perché mi fanno schifo, infatti ho tolto anche quelli vecchi, perché non riesco, magari col sushi ci proverò, però no, è un più un no, che non sì, ma che molti me lo chiedono, no. Quindi tutto il resto lo farò tranquillamente. Scrivetemi anche nei social, dove volete voi. E niente, il canale ASMR lo smantellerò appena finirò di scaricare tutti i video perché ne ho veramente tantissimi, ragazzi. Quindi datemi tempo. Però non chiedetemi più di scritto ricambio là o altre cose. Perché non escono i video? C'è solo un video che ho scritto che il canale è chiuso, toglierò poi quando uscirà il banner. E anche tutto, però datemi tempo perché devo farlo da PC. Infatti anche il mio profilo Instagram adesso si chiama in un altro modo, non esiste più Sara SMR, anche su Telegram non esiste più, esiste solo Red Princess, Princess Bass, così sia più facile. Io vi saluto e vi auguro buone feste, mi raccomando, fate i regali, mangiate tanto, mangiate quello che volete, siete felici anche se il momento è un po' così, io lo dico sempre, cerco di sempre di essere positiva, cioè, ma tantrica come dice mia mamma, che non lo so, no, cercate di essere positivi anche se comunque il momento è difficile.
Godiamocela finché possiamo, ragazzi. Se ormai quest'anno è andato così. Speriamo che il 2021 ci porti fortuna. Ora che so più cosa dire, sinceramente. Buttate un po' di sale, un po' di peperoncino ai balconi il 31 a mezzanotte. Così speriamo di. Fate tutte le scaramanzie che volete, se ci credete.